Alcune famiglie extracomunitarie che da qualche mese vivono qui a Via Corso hanno partecipato, alcuni di loro hanno partecipato a questi laboratori teatrali, tra l'altro il laboratorio da 2 anni viene curato da Achille Chiera, che Francesco Pileggi, che ringrazio di essere stasera qui con noi, conosce bene, e i ragazzi si sono integrati perché comunque frequentano la scuola, giocano con i bambini e fanno anche le attività extra, diciamo, che come comune da un paio d'anni stiamo cercando di dare. Quindi questo è il nostro contributo affinché l'arte, che sia il teatro, che sia la musica, abbiamo fatto anche un corso di musica che hanno frequentato alcuni di questi ragazzi. È il nostro modo per tentare di dare loro un'opportunità, una possibilità, e sperando che questo possa evitare invece di farli prendere altre strade che sarebbero magari più facili. La comunità è piccola, quindi quello che riusciamo a fare magari non è tantissimo, ma speriamo che possa servire. Del progetto Musica contro le mafie ci parlerà meglio Gennaro De Rosa, che è uno dei curatori del libro, un libro realizzato grazie all'impegno anche della casa editrice Rubettino e grazie al contributo di tanti artisti che hanno dato il loro contributo sia dal punto di vista sonoro, quindi per quanto riguarda le musiche, e sia dal punto di vista proprio dei contributi scritti che arricchiscono questo libro. E questa sera ne abbiamo qui due, che sono Mirko Chiave e Fabio della Spasulati, a cui chiedo di fare subito un applauso. E loro ci racconteranno qual è stata la loro esperienza all'interno di questo progetto e alla fine dell'incontro allieteranno anche l'incontro con la loro musica, e quindi un ringraziamento va già a loro per questo. E poi abbiamo due persone che sono delle testimonianze reali rispetto all'argomento della lotta alla mafia, che sono Rocco Mangiardi e Francesca Viscone, impegnati, un applauso. Sì. Impegnati in questo ambito in maniera differente. Rocco Mangiardi, testimone di giustizia, uno dei più duri lottatori, perché ha deciso di fare un percorso che è la cosa che mi ha colpito di più, io l'ho seguito in diverse occasioni, che lo ha reso libero, nonostante i problemi che invece ha una persona che ha fatto una scelta di denuncia come la sua, ma lui, la cosa che mi ha sempre colpito, dice che si sente ora libero e non prima, quando era sotto invece lo scacco di ben altra, di una realtà ben diversa da quella che ci stiamo raccontando adesso. E Francesca Viscone, rappresentante di Libera, impegnata da anni in una serie di lotte che superano anche il semplice contrasto alla mafia, che ci racconterà un po' della sua esperienza e dell'importanza anche della musica in questo tipo di progetti. Quindi cedo a loro la parola, senza magari solo dicendo questo, che ho ringraziato in maniera particolare, io ringrazio tutti i presenti, ma ho ringraziato in maniera particolare Francesco Pileggi, perché noi 2 anni fa abbiamo avuto l'onore di avere a Via Corso il debutto di uno spettacolo realizzato appunto da Francesco e da Achille Chiera, che menzionavo prima, che era ispirato alla storia vera, reale di Rocco Mangiardi. Quindi dopo 2 anni di averti tutti e due qui mi fa enormemente piacere. Grazie molto essere vicino e in mezzo, tra l'altro, è capitato a Francesca e Rocco, che poi sono delle persone che poi hanno vissuto sulla loro pelle, vivono delle esperienze, delle vicende delle quali noi non abbiamo assolutamente idea di cosa significa poi viverle di persona. Il nostro progetto è un progetto semplice. Musica contro le mafie nasce come un contest di musica energetica. Qualche anno, dopo 2 anni per la precisione, questo progetto si sposta il suo baricentro a sud, in Calabria, e con un'etichetta discografica calabrese, TMK Records, il progetto diventa un premio nazionale a tutti gli effetti. In questo momento
una serie di artisti si stanno iscrivendo, perché proprio il 13 settembre si chiuderà il bando del 2013 e verranno nominati i nuovi 4 artisti vincitori del premio Musica contro le Mafie. Parallelamente, è nata proprio l'anno scorso l'idea di creare un volume, chiamarlo libro mi sembra anche un po' eccessivo, perché è una raccolta, uno strumento, diciamo, un documento, nel quale una serie di artisti italiani di varie estrazioni, genere, provenienze, si sono messi in gioco utilizzando, ci piace dire, non la loro solita arte, quindi non utilizzando la musica, ma utilizzando una parte di questa, cioè quella della scrittura. Loro erano liberi di collaborare, di partecipare in qualsiasi modo, cioè scrivendo, facendo dei disegni, anche delle vignette. La maggior parte hanno scritto, hanno raccontato degli aneddoti, qualcuno ha provato a dare una sua spiegazione, ci sono delle, oltre ai contributi di Mirko e di Fabio, che poi vi spiegheranno, dei quali vi parleranno loro stessi, ci sono dei contributi che vengono anche, che portano una visione di questo fenomeno, che sono un uomo del nord, come può essere Cristiano Lodano dei Marlene Kunz, ma poi tantissimi. Questo libro ci ha portati veramente inaspettatamente, perché noi non ci aspettavamo assolutamente di poter, da quando è uscito poi a dicembre dello scorso anno, di essere catapultati in un tour di presentazioni in tutta Italia e anche all'estero. Questa cosa ci rende tanto felici, ovviamente, di aver, cioè che questo progetto interessa, mi piace e tutto quanto, ma nello stesso tempo ci mette in grande imbarazzo, perché noi non abbiamo i contenuti importanti che andrebbero portati in giro per far conoscere da vicino poi una piaga e un morbo come quello della mafia, tutte le sue sfaccettature. La cosa che noi mettiamo è, soprattutto gli artisti, io mi limito a, tra virgolette, coordinare questo progetto, gli artisti mettono una grande energia, una grande passione, e mettono a disposizione uno strumento importante come quello della musica, quindi la forza dirompente della musica e la capacità che ha la musica di arrivare a tutti, soprattutto ai più giovani, perché è ai giovani che si rivolge in particolar modo questo progetto, sia per questo operare in comune. Ed è un grande canto alla democrazia, all'impegno quotidiano necessario a costruirla, quello che scaturisce dall'ascolto di queste musiche che cantano da ogni parte d'Italia le speranze di un'Italia onesta. Legami di etica e di estetica, di bene e di bello, perché la vera bellezza, quella che unisce forma e contenuto, è segno di verità, e la verità, e la ricerca di verità è anche condizione di giustizia. Con Luigi Ciotti.